quello che contesta in particolare la magistratura non è soltanto l'assunzione di questi 33 precari, che viene contestata proprio perché viene fatta mentre è in avvio una un procedura di concordato. vaga. Ecco. E quindi dice, Concordato vuol dire che c'è un amministratore è abbastanza irrazionale che si facciano assunzioni così numerose in un momento di crisi. Ma l'altro problema che viene contestato è che una parte di questi debiti della municipalizzata sono stati trasferiti sui debiti del comune con l'intenzione di domani recuperarli attraverso una tassazione sui cittadini. È qui che scatta il problema di bancarotta, tutto da verificare naturalmente, noi siamo Però garantisti tutto è tutto da verificare, come adesso lo è cioè. de buona fede, come lo sono diventati Meno male, fortunatamente siamo i tutti 5 molto Stelle in questi garantisti. giorni. Quindi Mi scusi, questo, dico solo no, integrazione di quello che è no, non è successo. garantista. Aspetta, no, ma è una cosa buona. Aspetti, aspetti. No, no, sì, non c'entra il garantismo. Voi, specifichiamo che queste sono tutte ipotesi, perché potrà confermare che non c'è una condotta contestata e che attualmente i giornali stessi brancolano nel buio perché non si capisce se è un atto dovuto no, le ho oppure detto se perché. Si tratta di alcune condotte. Il motivo è quello, sono stati stornati dei soldi. Non è che lo dico io, l'hanno scritto i giornali su quello che hanno detto i magistrati. Sono le carte, poi adesso hanno stornato dei soldi dall'azienda municipalizzata dei rifiuti. Alle casse del comune. Questo non è vero. Ma come non ho capito, vero. Sono le carte, però attenzione. Vabbè, questo comunque, dai. No, non ci sono, non allora, ci saranno le carte su questo. Poi momento. Dopo si vedrà che cosa è successo, ma adesso la contestazione, il sospetto della magistratura nasce da questo, magari da questi due elementi. Poi adesso vedremo se Vabbè, vi se faccio vedere due cose però. Allora, noi siamo andati a Livorno, però forse prima il problema di Livorno è che l'azienda municipalizzata dei servizi di cui stiamo parlando, cioè la raccolta dei rifiuti, ha un debito, come diceva Bonafede, intorno ai 40 milioni, vero? Che si è accumulato negli anni. Certo. Ora, questa è la situazione a Livorno. Quindi un passo indietro e torniamo alla fine del novembre dell'anno scorso, quando proprio gli operai che Nogarin ha stabilizzato scioperano perché 40 milioni di debito di un'azienda vuol dire che il lavoro forse va a farsi friggere e la città stava così. Dico che dal nostro punto di vista sembrerebbe, ripeto, un atto dovuto nell'ambito di un'indagine enorme che riguarda tutta questa società. Avete fatto bene voi nel servizio a dire che sostanzialmente qui abbiamo un sindaco che è accusato di aver stabilizzato 33 dipendenti. Noi parliamo di questo. Io non posso. Che erano quelli scesi in sciopero, tra l'altro, a novembre del 2015. Sì, che erano quelli in sciopero. Tra l'altro, voglio anche specificare che le immagini che avete fatto vedere voi riguardano semplicemente i due giorni di sciopero, perché Livorno è una città stupenda, è pulita, e la società AMS funziona. Sembra poter funzionare finalmente bene. Da quello che emerge dalle anticipazioni dei giornali di questi giorni, pensi che stanno provando a risanare la società pagando tutti i debiti e mantenendo tutti i posti di lavoro sotto il controllo vigile della magistratura. Ma voglio anche sottolineare un fatto importante, cioè la reazione della forza politica Movimento 5 Stelle e del sindaco Nogarin, che per primo dà la notizia e la prima cosa che dice è: non aspetterò la sentenza. E questa è la differenza importante. Cioè, noi abbiamo sentito un'intervista di Matteo Renzi che dice: noi aspettiamo le sentenze, che è un concetto allucinante, perché io non devo aspettare che si arrivi alla fine del terzo grado di giudizio. Però vuole aspettare di capire perché è accusato il sindaco. Io devo guardare come politica, questa è la separazione dei poteri ed è questa l'autonomia della politica e della magistratura. Guardo quello che viene contestato e valuto qual è la condotta che viene contestato a prescindere dalla sentenza. Oggi attualmente nessuno sa di che cosa parliamo nel caso del sindaco Nogarin, che ripeto ha portato tutti i libri in tribunale, mentre dall'altra parte abbiamo, ripeto, perché la confusione è stata fatta in questi giorni, è patetica a dir poco, soprattutto se viene fatta da ministri della Repubblica, cioè fare il paragone con uno arrestato perché stava cancellando le prove dell'appalto truccato. Tra l'altro ricordo che secondo la riforma costituzionale
regionale, quel sindaco di Lodi sarebbe stato probabilmente uno dei candidati a diventare senatore con relativa immunità parlamentare. Comunque, insomma, allora, da una parte c'è un concorso in bancarotta fraudolenta, dall'altra c'è una turbativa d'asta, le due cose sono diverse, però allora qual è il punto che oggi a me preme? Dov'è la differenza tra i 5 Stelle e il Partito Democratico? La questione morale, chi investe? Secondo me investe un po' tutti noi, insomma, oggi. Ma la questione morale va affrontata innanzitutto per capire come se ne esce, quali sono gli strumenti da mettere in campo. Qui non bisogna in nessun modo mettere in contrapposizione l'attività della magistratura, che deve fare il suo corso a Livorno, così come lo deve fare anche a Lodi e ovunque siano presenti dei casi problematici, sono evidenti. Nel caso del Partito Democratico c'è una presenza di 50.000 amministratori che rende ogni caso gravissimo, io ci tengo a dirlo, ma che rende anche statisticamente inferiore a quello, questo è quello che è stato detto, a quello che ha visto coinvolto il Movimento 5 Stelle in altre vicende di questo caso. Dopodiché, io non voglio fare la vicenda... No, ma di cosa sta parlando però? Perché mi interrompe? Una per volta, ragazzi, dai, sì, perché mi interrompe? Avete tutto il tempo di... Sto parlando di... la vedo nervosa, sto dicendo che i casi che noi abbiamo affrontato come Partito Democratico, il problema è come se ne esce. Allora, noi abbiamo fatto delle scelte. No, lei ha detto l'autorità una cosa nazionale, lei ha parlato di Bonafede, statistica non ho capito... che dimostrerebbe allora che il 5 Stelle è coinvolto in inchieste più del PD, Vabbè, è praticamente impossibile. Questione... No, perché siete di meno nelle amministrazioni locali. Dai. Voi amministrate, avete molti meno amministratori, quindi diciamo incidenza è maggiore quando c'è un'inchiesta. Quanti sono i comuni che controlla il Movimento 5 Detto Stelle, questo, più o meno? Non ho capito che ride a fare. 15, appunto. Allora, tutti la vicenda, vabbè, c'è stato la vicenda il caso di quarto non è stata pulitissima, certo, dove allora governa adesso il Partito Democratico, però lo so, perché voi ci siete tirati dietro, ma ragazzi, qui stiamo dicendo che è complicato gestire un territorio politico come questo. Io capisco il nervosismo del rappresentante del Movimento 5 Stelle, però voglio dire una cosa che a me colpisce. Dice non bisogna aspettare le sentenze. Allora, io so che questo è un argomento che dà fastidio al Movimento 5 Stelle, ma che cosa mi dice dopo aver fatto una campagna battente, per esempio sul presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di una sentenza che ha smontato pezzo pezzo il fatto che fosse imputato e poi condannato in primo grado per un abuso d'ufficio, che la sentenza d'appello ha detto che non esisteva come fattispecie, non esisteva. Gli chiede scusa a Bonafede dopo aver insultato, diciamo così, l'onorabilità di una persona? Lo chiede scusa? Oppure le sentenze, diciamo così, devono essere completamente cancellate? Perché lui dice le sentenze non servono. Per me le sentenze servono a capire se uno è colpevole o innocente. È una differenza fondamentale. Il garantismo non è una questione a giorni alterni. Il garantismo è una questione che attiene esclusivamente alla Costituzione. Se uno non è garantista sta fuori dalla Costituzione, per quanto mi riguarda. Detto questo, diciamo così, lì dove noi riusciamo a intervenire, non è che voglio ritornare al caso di Platì, però a Platì gli due che si sono candidati a 7 giorni dalle elezioni. Sì. Noi abbiamo una nostra dirigente, che è nostra dirigente del partito, indipendentemente dal fatto che sia candidata o no, che ha lavorato per un anno e non ce l'ha fatta, cioè non ce l'ha fatta ad avere l'appoggio sufficiente anche di pezzi interni del PD, allora locale, come lei stessa ha detto. Allora noi dobbiamo sempre avere una vigilanza sul territorio, sempre una vigilanza che ci consenta di avere anche delle scelte adeguate. Quando lo facciamo, noi vogliamo uscirne in maniera positiva, perché altrimenti, diciamo, si cerca di mettere sotto il tappeto la polvere. Lo abbiamo fatto anche su Roma. Vorrei dirlo, quando il PD, perché io non mi nego nulla a differenza di altri, è stato investito dalla vicenda di Mafia Capitale, noi abbiamo commissariato il PD, abbiamo rinnovato completamente la classe dirigente e oggi siamo... Ragazzi, però su Roma ci arriviamo tra un attimo. Che l'importante è dai, Bonafede, Bonafede, via. Rapidi però, poi fatemi andare avanti, io capisco che benissimo, vi interessiate così tanto. Però, insomma, vai. C'è un concetto.
non c'è la possibilità di evitare che ci siano infiltrati all'interno delle forze politiche. C'è la possibilità però di chiarire ai cittadini la reazione della forza politica. Io sarei tentato da dire sì, dobbiamo provarci a evitare le infiltrazioni della corruzione all'interno del corpo politico. Forse è la prima cosa che io devo fare. Io sto qua per questo. È la reazione della forza politica che fa la differenza. Ora, rispetto al caso De Luca, è evidente che De Luca non doveva essere candidato per gli stessi criteri che aveva sottoscritto il Partito Democratico e che aveva cercato di far rispettare la Presidente della Commissione Antimafia. Scusate, fatemi finire di rispondere. Scusate, il Partito Democratico aveva sottoscritto un documento per cui De Luca non poteva essere candidato. Dopodiché la Presidente Bindi della Commissione Antimafia aveva definito De Luca impresentabile secondo i criteri del Partito Democratico. Nonostante questo l'hanno candidato e hanno attaccato la Presidente della Commissione Antimafia. Allora il discorso non è l'assoluzione, il discorso è se c'è un'indagine in corso, non puoi rischiare di mettere... Fammi finire, migliore. Non puoi rischiare di mettere persone che sono... di mettere un'amministrazione in mano di una persona che è indagata, perché accade quello che è successo a Soru, del Partito Democratico, eurodeputato condannato per evasione fiscale, 2,5 milioni di euro sottratti al fisco, e la reazione del Partito Democratico qual è? Lo fa dimettere? No, lo fa dimettere dal partito, però rimane eurodeputato a dimostrare la vergogna che l'Italia porta avanti dimesso, grazie al Partito Democratico in Europa. Vabbè, insomma, Nogarin non si è ancora dimesso. Quando si dimette? Me l'ha detto quando sarà chiarito di cosa è accusato. Non ci interessa se la magistratura va avanti o meno. Noi, a prescindere se reputiamo che ci sia un comportamento contrario alla legge e ai principi del Movimento 5 Stelle, facciamo dimettere le persone. Il problema è quando noi lo ritenete, però, proprio, no? Proprio nell'indagine di Livorno, noi diciamo, e il sindaco Nogarin dice, non aspetto la sentenza, massimo rispetto per la magistratura, a cui portiamo i libri contabili. Questo segna non un confine, però, ma un abisso tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti, tra cui la frase di Migliore segna proprio questa differenza, perché lui dice, ma le sentenze ci dicono se uno è colpevole o no. Certo, ma io per far rimanere uno nelle istituzioni non devo aspettare che un giudice mi dica se è colpevole o no. Ma il problema è quando? Buonafede, mi ascolti un secondo. Il problema è, lei ha perfettamente ragione, quello che abbiamo definito il passaporto etico dei 5 Stelle. Noi ci dimettiamo prima della sentenza. Il problema è quando? Cioè, perché Nogarin è ancora lì allora? Capito? Perché non emerge, benissimo, perché non emerge nessuna condotta? Cioè, ad oggi, se io dovessi dire al sindaco Nogarin... per me dovresti dimetterti per... Beh. Non so cosa dirgli, perché non c'è una condotta. Allora, e io non posso togliere posso togliere ad una città, non posso suggerire a un sindaco che si sta prendendo grande responsabilità di dimettersi per uno fatto che ancora non si capisce. Io sono garantista a vita, sono pronto a morire per le garanzie, però... Che cosa aspettiamo allora? Qual è il punto? Qual è il passaggio? Quando si capisce? Perfetto. Cosa? Il punto è nel caso Quarto, per esempio, di cui tutti si riempiono la bocca, il fatto che il Movimento 5 Stelle, prima ancora che arrivasse qualsiasi avviso di garanzia, ha espulso quel consigliere che era accusato di essere stato il punto di riferimento con la criminalità organizzata. La nota stampa 5 Stelle è del 23 dicembre 2015. Quando la vicenda del consigliere 5 Stelle Giovanni Del Robbio era ormai nota. Si tira in ballo una lettera datata 14 dicembre 2015 in cui si sarebbe già messa in moto la procedura di espulsione. Ha tutta l'aria di essere un escamotage. Il punto è che secondo me il sindaco di Lodi, che è in carcere e su cui viene contestato un fatto particolare, deve dimettersi. Ma anche da un'intercettazione, come è stato dimostrato nel caso di un ministro, una forza politica può chiedere le dimissioni. Però lei mi sta dicendo che l'avviso di garanzia comunque basta, no, alle dimissioni. Perché in questo caso l'avviso di garanzia, nel caso di Livorno, non è bastato. Io sto dicendo che la politica deve muoversi secondo etica, a prescindere dagli avvisi di garanzia, nel senso che si può dimettere un consigliere prima... Migliore, per favore non mi interrompa. No, non è Migliore, no.
scusi. Manfellotto, Manfellotto che non voleva interromperla, allora, però poneva un problema. Ma chi decide? Come? In base a cosa? Non aspettiamo la sentenza, aspettiamo Grillo. Ogni forza politica decide in autonomia rispetto alla condotta che viene contestata, in modo tale che i cittadini possano giudicare. Io oggi, se il sindaco Nogarin si dimettesse, i livornesi direbbero che il Movimento 5 Stelle è una forza politica di pazzi, perché ancora non sapevano nemmeno di che cosa si trattava. Credo che se il sindaco di Lodi si dimettesse, i cittadini di Lodi penserebbero che il Partito Democratico finalmente si è svegliato e ha scoperto che ci sono persone che truccano, secondo le contestazioni, gli appalti all'interno delle amministrazioni comunali. Ho capito, quando una persona è condannata, voglio dire anche questa cosa, non ci sono le dimissioni dal partito o la sospensione del partito, di quei cittadini non gliene può fregare niente. Il punto è dimettersi dalla poltrona, che è quello che noi abbiamo chiesto per l'eurodeputato del Partito Democratico condannato per evasione fiscale, per aver sottratto al fisco 2,5 milioni di euro. Allora, il sindaco Di Quarto voi l'avete sospeso, e quindi questo dimostra che sta dicendo una sciocchezza. Ma non dica una menzogna. Noi l'abbiamo fatta dimettere, allora, e voi avete governato Quarto insieme a lei. Non si è dimessa, signora Di Quarto. Bonafede è impazzito. La sindaca Di Quarto Rosa Capozzo non è mai stata indagata. Invece è il consigliere De Robbio a essere indagato. Anzi, la Capozzo ha cercato di resistere alle pressioni della malavita, mentre Di Maio e Fico hanno deciso di abbandonare il territorio. La sindaca Di Quarto non si è dimessa. Non si è dimessa perché l'appoggiate voi. Il Movimento 5 Stelle la voleva fare dimettere, il Partito Democratico la sostiene. Scusi Greco, ma poi dice che non dice sciocchezze. Il Partito Democratico non dice sciocchezze. No, lo dico io. Il Partito Democratico non ha presentato la lista a Quarto. Non c'è il Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Quarto. Ma di che cosa sta parlando? Cioè, come Platì, perché Quarto è un problema. No, Quarto, non ci siamo presentati perché c'è stato un errore della presentazione. Non c'è neanche un consigliere. Ma di che sta parlando Bonafede? Chi lo sta appoggiando? Bonafede, almeno si informi. Non c'è il Partito Democratico. Lei mi sta dicendo che esponenti del Partito Democratico non stanno sostenendo la sindaca Di Quarto. Certo, perché non c'è nessun consigliere. Vero? A me non interessa. I cittadini di Quarto sanno che lei sta... È vero che la lista del PD non c'è. Non c'è un consigliere, non ce n'è uno di consigliere. Ci saranno liste civiche collegate al PD. Dai, ma quando mai? Perfetto, la ringrazio Greco della specificazione. Immagino. Ma non c'è il Partito Democratico. Però detto il Partito Democratico ufficialmente detto non c'è. Questo, ogni volta che c'è un problema per loro ci sono, diciamo così, molte specifiche da fare. La questione è che il Movimento 5 Stelle, così come è stato adesso testimoniato, ha un regime alterno, difende i suoi e cerca di mettere in cattiva luce gli altri. Io mi aspetto che almeno al termine di una vicenda giudiziaria possa dire abbiamo sbagliato giudizio, come nel caso di Margiotta, come nel caso di De Luca, che almeno su questa cosa Bonafede dica sì, effettivamente avevamo pensato una cosa ed è stata cambiata. Non lo dirà perché lei cambia. Lei è sordo, perché lei... No ragazzi, nulla di offensivo, dai, su. Non l'ha detto. No, io però voglio sapere se lei si dispiace di aver pensato di una persona che è stata completamente assolta, che fosse un impresentabile. Questa cosa la dispiace o no? Perché se lei continua a dire che è un impresentabile, perché io voglio sapere che dice oggi, non che cosa diceva 6 mesi fa, significa che è in malafede. Questo è il punto.